Io ho bisogno però di Antonio che mi traduca perché io l'inglese lo conosco molto poco. So I need the help of Antonio because unfortunately I don't know very well English. Vi ringrazio per aver scelto di partecipare a questo corso di manipolazione fasciale per le discussioni interne. Thanks to participate to the core, to participate to this core of internal dysfunction. E l'argomento della mia lezione si divide in due parti. The topic of this lecture is divided in two parts. La prima parte riassume alcuni concetti che esporrò nella seconda edizione del manuale pratico per l'apparato locomotore. The first part will explain material that we presented in the upcoming textbook new practical part. La seconda parte è più attinente al corso che avete fatto e esamina la parete addominale. The second part is more correlated with what you have already done, so it will explain the abdominal wall. Vediamo innanzitutto perché abbiamo spostato il punto, per esempio, di retroomero da qui a qui. So let's see, for instance, why we have moved retrohumerus from here to here. E come vedete è una necessità anatomica perché gli altri punti, latero, scapola, latero, omero, extra omero, extra scapola e omero, hanno una continuità diretta fra trapezio e deltoide. This is a necessity due to the continuity. You can see as latero scapola, latero humeral, there is a sort of continuity, extra scapula, extra humeral, there is a sort of continuity. So it was a necessity to move and reorganize the two retro. In questo disegno anatomico si esalta di più l'inserzione dei muscoli sulla spina scapolare. In this picture we underline the insertion of the muscle in the spina of the scapula. In quest'altro invece si vede come sono in continuità le fibre del deltoide con quelle del trapezio. In the other one you can see how there is a continuity between the fiber of the trapezius and the fiber of the deltoid. In effetti i due muscoli sono originati da una fascia, da una massa muscolare unica. In fact the two muscles are originated from a same muscle body. E poi la fascia resta l'elemento di congiunzione fra i due muscoli. And then the fascia remain as the structure that keeping continuity the two belly. E questo permette la sincronia fra il movimento di latero scapola omero, extra scapola omero e retro latero omero nel movimento di schema motorio di retro latero extra. So this continuity will help to manage the movement of retrolatero through the organization between these two combined area. Molto facilmente future ricerche dimostreranno come in questo settore del trapezio e del deltoide esistano gruppi di unità motorie specifiche per la latero. So future research will try to prove that there are specific group of myofascial unit dedicated more for lateral motion. E così per le altre extra ed retro. As well for extra and retro. In realtà non siamo in presenza di muscolo unico, ma sono tre unità che si sono riunite dalla ripetizione del movimento di retrolatero omero e retrolatero scapola. In realtà we have three different muscles that
they get together, they got together during evolution, practice the movement of retrolateral joints. La cosa che mi ha sorpreso è che nel testo di Stedman, nell'Atlante, nel dizionario, abbiamo che il deltoide si inserisce sopra il trapezio. So in the Stedman dictionary they tell you that the deltoid emerge above the trapezius muscle. Mentre normalmente il trapezio si inserisce sopra il deltoide. At the opposite, normally the trapezius merge on the top of the deltoid. Qui hanno ragione tutti e due, perché qui è esaltata la continuità del trapezio con il deltoide. Both one are are correct because right here they underline the continuity of the deltoid trapezius. E quindi la sinergia fra i due segmenti. And so the synergy between the two segments. Quello che ora vi faccio rimarcare è come la fascia sottospinata sia coperta da questi muscoli. What I want to underline that the sovraspinatus, infraspinatus fascia is covered by this muscle. Mentre nel testo, per esempio, del testi, la fascia sottospinata è completamente scoperta. At the opposite, in the testu atlas, the infraspinatus fascia is completely separate. E quindi qui non ci potrebbe stare il CC di retro omero. And so in this picture it will not fit the CC of retro humerus. Al contrario, in questa immagine del Rouvier noi abbiamo che la fascia del sottospinato è coperta dal deltoide. At the opposite, in this picture of the Rouvier, you can see that the fascia of the infraspinatus is covered by the rhomboid, deltoid. Vediamo la contraddizione anatomica, perché in questa immagine presa dall'Atlante di Kamina vediamo che la fascia del sottospinato è completamente coperta dal deltoide. You can see in this picture of the Kamina the infraspinatus fascia is completely covered by the deltoid muscle. Mentre in questa immagine del Netter è completamente scoperto, sottospinato non è coperto, insomma, dal deltoide. At the opposite, in the Netter textbook, you can see that the infraspinatus fascia is completely free, uncovered from the deltoid. Lo stesso, chiamiamolo errore, lo fa il Chiarugi, un altro anatomico. The same, let's say, mistake was made by Chiarugi, another anatomist, important anatomist. Mentre nel nuovo testo di seconda edizione che stiamo facendo dell'apparato locomotore, noi abbiamo chiesto a un disegnatore di farci tutte le sezioni secondo la fisiologia miofasciale. In our new textbook that will come out, we have asked to a drawer, to a painter, to represent this section as anatomy of fascia is. E abbiamo chiesto di mettere almeno una minima parte o del deltoide o del trapezio che copre questa fascia del sottospinato, e questa fascia poi si continua nella fascia del del grande dorsale e del gran rotondo teres major. So we ask it to put at least a small portion of the trapezius, deltoide, above the infraspinatus. In this fascia we are asked to make in continuity and to merge and cover
the latissimus dorsi e the teres major. Poi spiegheremo tutte le altre modifiche necessarie per far sì che capiamo la funzione della fascia e del muscolo insieme. Then we will explain all the anatomy of the other area to understand better how fascia and muscle they work together. Alla fine spiegheremo questo. Okay, so at the end we will explain also this model. Ritornando quindi all'anatomia reale, vediamo che in effetti disezionando, togliendo il trapezio e sollevandolo, vediamo che è inserito su una fascia aponevrotica che non è la fascia del sottospinato. So during this section, if we lift the trapezius, okay, we can see that there is a continuity with the fascia of the infraspinatus. Ma staccata, non è connessa con... Like with a fascia that is above the infraspinatus muscle. E vediamo che questa fascia si continua giù fino a connettersi con il gran dorsale. And we can see that this fascia keep going until it merges with the latissimus dorsis. Quindi ecco perché noi abbiamo spostato qui il retro omero, perché è una fascia che ha una sua indipendenza, non è la fascia del sottospinato. So we move here retroshumerus to manipulate this fascia that is independent from the infraspinatus, but work with a different purpose. Al contrario, la fascia dell'infraspinato si continua come un manicotto di copertura sotto il deltoide, è una fascia interna al deltoide, sotto del deltoide. At the opposite, the fascia of infraspinatus, okay, this is the reinforcement of the fascia of infraspinatus, we go ahead and we continue below the deltoid muscle. E anche questo lo esamineremo meglio quando esamineremo la componente sul piano orizzontale, la componente rotatoria. And this we will be explaining better when we will start to speak about the horizontal component of the movement. Vediamo adesso l'altro punto che è stato spostato dalla fascia del dentato, del gran dentato, teres major, l'abbiamo spostata nella fascia acellare. So let's have a look right now at the other point that we moved from the fascia of the serratus anterior to the axillary fascia. E vediamo anche qui quanto l'anatomia sia stata interpretata in modo diverso dai vari autori. And we can see how each author have represented in different way the anatomy. Il testi la disegna in due strati e in continuità, mentre Rouvier sottolinea l'interruzione con il forame ovale. So the testi show two different layer at making connection the posterior with the anterior part. The Rouvier show that the inferior layer is not in continuity, like in, there's an interruption due to the foramen of the axillary cavity. In effetti, se noi guardiamo in anatomia, lo strato superficiale della fascia sellare forma il forame ovale, dove troviamo dietro la medio scapola e davanti il medio omero. During the dissection is easy to recognize the foramen ovalis, where we can find the medio scapula in front and the medio humerus on the in the internal part the medio scapula and the lateral part the medio humerus. Vediamo però che non tutti poi disegnano i due strati di fascia, sia il Netter non lo disegna,
e anche il camion non disegna di due strati di fascia come abbiamo visto in queste altre due immagini di questi altri due autori anatomici. Apparently, as you can see from here, camion and actor do not represent the second layer that should be right here. Is that layer is missing. E così pure anche il Chierugi. Però noi vedremo che è fondamentale questo secondo strato. Non è un'opzione da mettere o non mettere. So also Chierugi do not represent this layer, but in our textbook we must added, we have to add this layer because it's definitely important for locomotive system. E passiamo adesso all'analisi della intra scapola e intra omero, sempre sullo stesso segmento. Vediamo quante contraddizioni ci sono. So now let's talk about intra humero, intra scapola. In the same segment, let's try to see how many contradictions there are between one textbook and the other. Vediamo anche qui il Kamina e il Netter che mettono il il muscolo omoioideo nella stessa fascia superficiale del muscolo trapezio. So let's see in the Kamina and Netter, they put the homoiodeus muscle in the same bilamination of the superficial layer of the fascia that covers the discus. Questo non è esatto perché l'homoiodeo è nella lamina media, non nella lamina superficiale. This is incorrect because the omoiodeal muscle is not in the superficial lamina of the deep fascia, but is in the middle lamina of the deep fascia. Quindi la vera contiguità è più bassa, come lo abbiamo disegnato noi. Quindi la lamina media connette questa parte, non con il trapezio che sia il Chierugi che il testio eccetera lo chiamano, questo è il trapezio che va dalla clavicola alla scapola. So we have put the homoiodeus below in another layer, the middle one, okay, and as Chierugi or testio represented, the trapezio is one structure more above that connect from behind to front. In effetti, se noi guardiamo, poi non l'hanno, questo il testimone, anche lui trapezio lo chiama questo, l'uno e trapezio in continuità. Quindi abbiamo che omette completamente l'esistenza della fascia media, che è quella che connette, vedremo, l'intrarotazione. So. In testio, as you can see from here, testio represent the trapezio, the anterior part and the posterior part, but doesn't represent the middle lamina of the deep fascia, where it should be included the homoiodeus. L'homoiodeo e la fascia è fondamentale per comprendere la continuità di tutti i muscoli rotatori. Difatti il sottoscapolare, the fascia, the middle layer of the deep fascia that include the homoiodeus is fundamental to understand the continuity between the rotator muscle, the muscle for the rotation. Quindi il subclaveare si continua la sua fascia col l'omoioideo e qui in parte col sottoscapolare e col sovraspinato e sottospinato. So we have like the subclavicular muscle, the fascia of the subclavicular muscle is in continuity with the homoiodeus. We have a bilamination, the two layer of fascia are in continuity with the subscapularis fascia and with the fascia of the sovraspinatus and infraspinatus. E questa continuità si propaga poi nella fascia clavicola-coascellare
In this continuity, go ahead and emerge and is in continuity with the corpo-clavico axillary fascia. E questo, come vedete, forma una specie di cuscinetto che gestisce e coordina tutto il movimento rotatorio intra ed extra rotatorio. In this morphology, this layer, okay, will generate like a, a structure, cuscinetto, sono quelli like a, the like a torque, ruota. Like a wheels, okay? Like a circle. A sort of wheels that will manage the rotation component independent from the other structure. E risalta un'altra interpretazione che hanno fatto gli anatomici per i secoli passati, dove non hanno considerato il legame motorio, fasciale, muscolare. And we can also underline another component that the previous anatomists didn't underline, that is in correlation with the anatomy of fascia and locomotion. Se noi guardiamo qui, Rouvier, il testo un po' tutti sottolineano il legamento sospensore dell'ascella. If you take a look at Testu, Rouvier, important anatomist, everybody underlined the importance of the suspensor ligament of the axillary cavity, okay, in both the imaging. In realtà non è un legamento sospensore dell'ascella, ma è la continuità della fascia clavicoracoscellare sul muscolo coracobrachiale. In reality it's not a suspensor ligament, but it's the continuity of the fascia of the coracoxillary fascia verso il coracobrachiale through against the coracobrachial muscle. In effetti non c'è bisogno di un legamento per sostenere la cute, perché c'è la retinacula cutis dappertutto che tiene sospesa la cute. So in reality we do not need at all a suspensor ligament, because all over this area, sulla fascia profonda, no? Il retinacolo dov'è? Il retinacolo è sulla fascia superficiale, la retinacula cutis superficiale. Okay. Because at this level in the superficial fascia we have a retinacula, so a reinforcement that hold the structure in this cavity. E non c'è nemmeno bisogno che questo legamento sospensore dell'ascella tenga su l'ascella, cioè la fascia, come per esempio mostra il netter o il camina. Vedete che non scende qui sulla cute a sostenere la cute, ma qui lo disegnano che sostiene la fascia. Okay. As well, the purpose of this ligament, suspensor ligament, is not to hold the deep fascia, because the skin, obviously, they don't represent that this ligament support the skin, because doesn't reach the skin, but reach the deep fascia. It obviously, it doesn't make sense that this fascia has to be supported by this ligament. Se noi guardiamo invece in questa sezione orizzontale del testo, noi vediamo che il legamento è compreso, il legamento sospensore della sella è compreso nella fascia clavicoracoscellare, cioè dalla subclaveare va al piccolo pettorale e poi si connette con il coraco brachiale. So, if you take a look at this imaging, you can see that the suspensor ligament that this one, like the third, that is suspensor ligament. Where is integrated with the fascia of the clavicoracoxillary fascia that include the pectoral minor, that is this one. Okay, clavicoracoxillary fascia, okay, suspensor ligament, pectoral minor. E quindi vediamo come questa componente intrarotatoria anteriore della scapola
si connette con la componente posteriore del sottoscapolare formando un centro vettoriale unico di intrascapole in questo punto. So what you can see that this clavicoaxillary fascia merge the fascia of the subscapularis to generate a vector where the coracobrachialis is that has the major component of infrarotation. E quindi vedete come tutte le fasce hanno un senso dinamico, perché intrascapola si continua con intraomero. So you can see that all the fascia have a locomotor property, and you can see from here that the intrascapola will go ahead and will merge in the intrahumerus. E così extrascapola si connette con extrahumerus. And so extrascapola right here will be in connection with extrahumerus as well. In questo caso abbiamo l'indipendenza del sottospinato che forma come una puleggia fra l'intra e l'extra rotazione, e quello che abbiamo visto qui forma la connessione, come tiene le redini fra l'intra e l'extra. Ok, so the infra, this is the infraspinatus, no? Sì. The infraspinatus is between the component of extra motion and infra motion. It will work like a pulley. La pulley, sì. For una puleggia per cosa? Una puleggia che coordina l'extra con l'intra. A pulley that will help to coordinate the motion of intra and the motion of extra. And the toilet, cosa mi dicevi, del rinforzo del trapezio con l'altra slide? And sì, qui si vede questa connessione fasciale che rinforza questa componente extra rotatoria del subclavea, del sottospinato, che va di là con l'arrivo della fascia del sottoscapolare. This portion of fascia that we so cioè è questa, aspetta che ti mostro. Questa è qui la sezione, è qui così, e dimostra questa che qui non è disegnata. Ok, quindi questo qua. Ok. So got it. So so go vai sull'altra. So this vai sulla anatomica. So this portion of fascia is the one that is the continuity of the extra motion. Yeah, but this is like the continuity of the infraspinatus fascia because it's infraspinato. Okay. Subscapularis. And it's the continuity of the infraspinato and subscapularis. E fascia toraco-clavicoaxillare. And coraco-clavicoaxillary fascia. At the opposite, and the other one, go back, is this one? Sì, è quella lì. Ah, both, are the same layer, this one, no? È quella lì, layer che spieghiamo che non è disegnato là, ma è quella lì. Okay, so the both this one, is the continuity of the infraspinatus fascia, subclavicoaxillary fascia, that manage the intra-extra motion. In particolare e questo spiega perché quando tira un muscolo attiva alcuni organi tendini del Golgi, quando tira l'altro, e quindi c'è l'inibizione reciproca tramite questa continuità fasciale. Ok, so this is good to understand that we have different layer separate, so you can understand that if you have a specific motion there will be tension in a specific area, activation or inhibition of defined Golgi corpuscle, tendon corpuscle, and so the inhibition of different structure, other structure, permit the motion. Quindi adesso abbiamo più chiaro perché noi vediamo. Abbiamo visto la necessità di riunire quelli che i vari autori avevano messo in modo separato
tutte queste fasce, in, non una ceppa di loro. Yeah. So now it's more clear why we had to make a connection different fascia that the other auto have separate. E come vediamo la nostra anatomia ha una specularità, una matematica perfetta. And as you can see, our anatomy have a perfect mathematics mechanism or a perfect symmetry between one side and the other. Il retro scapolo e retroomero, antescapola e anteomero, vediamo, sono appunto gran pettorale, gran dorsale, trapezio, deltoide posteriore, deltoide anteriore. So we have like the anteretromotion, the same level, we have in the front pectoral minor, pectoral major, in the back we have deltoide, infraspinatus, simus. E così il latero opposto al medio, operato dal gran pettorale e gran dorsale. So at the same time we have the antagonism between lateral and medial, medial made by latissimus dorsi and pectoral major. E l'extra che messo qui però noi agiamo sul levato scapole e su questa struttura fasciale. And the horizontal plane with extra that we have designed right here, but it should be here over the levator scapula to work the extra motion. E intra che lavora sul sotto sottoclaveare e che interessa e coinvolge tutte le fasce profonde connesse. And intra that work in the subclavicle muscle, and this one influence the fascia or neurovascular sheet, the neurovascular sheet. E poi, sempre nel nuovo manuale, si parlerà parecchio di tutti i centri vettoriali, cioè non il punto come punto, ma come convergenza di forze distribuite nei muscoli mono e biarticolari. And in the new textbook, in Atlas, we will speak about the point, but not just for as a single location, but as a combination of vectors that work for mono and biarticular muscle. Ok, questa è la prima parte riguardo alla visione anatomica secondo la fisiologia. So this is like the first part of the presentation where we are present like the anatomy of fascia under the light of the physiology. Se hanno delle domande su questa prima parte, ben volentieri.